Buonasera a tutti, diamo un benvenuto agli ascoltatori di Radio Notte Stereo. Siamo qui con la puntata del 2024 di Medicina e Salute insieme al nostro neurologo dottor Giuseppe D'Amore. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che è possibile seguire sulla pagina Facebook e sul sito, piuttosto che scaricare l'app Android di Radio Notte Stereo e tenersi aggiornati sulle puntate che noi realizziamo e su tutti gli argomenti. Allora, qual è la funzione di un neurologo? Bisogna precisare, perché a volte ci si confonde. Capita, sì. Si confonde tra psichiatra, a volte anche psicologo, e neurologo. Qual è la funzione del neurologo? Allora, distinguiamo prima che cos'è lo psichiatra, quello che si interessa delle malattie mentali. Lo psicologo invece non è una persona laureata in medicina, esatto. Quindi il rapporto con un paziente lo deve avere anche tramite il collegamento tra uno psichiatra e un neurologo. Il neurologo è lo studioso e che quindi va a curare le patologie organiche del sistema nervoso, cioè del cervello come sistema nervoso centrale e del sistema nervoso periferico. Quindi a questo punto facciamo un po' una spiegazione più articolata e diamo anche degli strumenti agli ascoltatori, che ne sentiamo tante di cose che ci vengono dette e casomai non sono precise. Quindi ripercorriamo un po' l'esperienza che vive un paziente che si sottopone a una visita neurologica, e quindi qual è la fase di valutazione da un punto di vista neurologico di una persona che viene insomma a fare una consulenza, una valutazione. Che viene a fare una visita. Sì, una visita. Allora, diciamo che le prime diagnosi vengono fatte immediatamente, a volte, quando il paziente entra nella stanza. Cioè, quando il paziente entra nella stanza, uno già può valutare l'andatura e capire quale tipo di patologia può esserci nascosta. Okay, per quindi esempio, un'osservazione. L'osservazione anche a distanza. Il paziente che entra e cammina a piccoli passi, che cammina tutto rigido, sì. E allora, oppure ha un piccolo tremore nelle mani mentre entra, e già in questi casi si può fare una valutazione di una malattia che noi chiamiamo di tipo extrapiramidale, come il Parkinson. Ok. Oppure il paziente può sbandare da un lato, dall'altro, avere un'andatura estremamente incerta, e in questo caso dovrà essere valutato bene la parte del cervelletto che coordina il movimento, la motricità e quindi soprattutto l'andatura, il passo. E infine possiamo vedere se quando entra ha una rigidità su di un lato, una spasticità, per esempio un arto superiore flesso e un arto inferiore esteso, che fa capire che questo paziente ha già avuto un ictus cerebrale e quindi già possiamo fare un danno che ha creato la spasticità sul lato controlaterale al cervello leso. Ok, quindi prima di tutto una visione, diciamo, della motricità a distanza. A distanza. A un certo punto il paziente entra, si accomoda e naturalmente uno fa le domande. Ok. Tipo il saluto, e si vede già se il paziente coordina bene le risposte, e anche il semplice buongiorno, come va, qual è il problema rispetto alla prontezza di risposta. E già questo può essere utile per vedere come articola la parola, il linguaggio. Se è il linguaggio, se quindi è un eloquio fluente oppure ha difficoltà, tipo certe situazioni di disartria, di difficoltà nell'articolare la parola, oppure una parola biascicata, oppure una parola belante, noi diciamo, in cui vengono ad essere interessati alcuni centri del nostro sistema nervoso centrale. Mi veniva in mente che molto spesso può succedere di vedere delle persone che hanno un'articolazione, insomma, proprio come se fosse una piccola paresi della parte facciale, no? della bocca, o che tira a destra, cioè quello è un sentore, quindi anche questo rientra già nel fatto che già quando uno entra e quando uno
parla, uno può già vedere se ci sono delle asimmetrie. E quindi diciamo anche questa. Il neurologo è proprio il cultore delle asimmetrie, che deve vedere se ci sta una parte del corpo che è diversa dall'altra. Quindi il fatto che parli e ci accorgiamo che tira il viso verso un lato e casomai su di un lato la palpebra non chiude bene, uno già può fare una diagnosi di una paresi facciale. Okay. E in questi casi può essere un fatto a livello del cervello, se tira soltanto la rima della bocca, ma può essere un fatto periferico, le cosiddette paralisi da freddo. Sì. Quando anche l'occhio viene interessato. Ok, una volta valutato con domande, insomma un attimo l'indicazione generale del paziente, poi a quale altro livello di indagine il neurologo sottopone il paziente? Che cosa controlliamo, diciamo? Se deve valutare il cervello, valuta i nervi cranici. Ok. I nervi cranici, che sono 12 paia. 12 pali, nel senso che stanno sia sul lato destro che sinistro, sul lato sinistro. Sì, certo. E quindi si parte per esempio dall'olfatto, e quindi si chiede se lui sente bene gli odori, perché vi sono alcune patologie, come anche quelle della demenza, che possono iniziare con la diminuita percezione degli odori. Olfattiva. Addirittura. Non lo sapevo. Poi, dopo l'olfatto, si va a controllare l'oculomozione, quindi gli occhi, se c'è uno strabismo, se sta una paralisi oculare, se vede bene, se ha offuscamenti, e in questi casi può usare anche l'oftalmoscopio, può guardare direttamente il fondo dell'occhio. Okay. Che può dare delle indicazioni molto importanti. Per esempio, in alcune malattie tipo la sclerosi a placche, guardando il fondo dell'occhio abbiamo un pallore della papilla e si può fare diagnosi di sclerosi a placche. Oppure in un tumore cerebrale, o quando aumenta la pressione all'interno del cranio, si ha un edema della papilla ottica, quindi con l'oftalmoscopio, senza manco basarsi grandi indagini invasive. Tipo la TAC, risonanza, cose utilissime, ma diciamo che 40 anni fa, 50 anni fa queste cose non certo. c'erano, e le diagnosi si facevano lo stesso. Poi si va a guardare il volto, tipo la simmetria che abbiamo detto prima. E si va a chiedere se il gusto sente bene quando mangia, il sapore dei cibi, e se deglutisce bene, se controlliamo fino alla fine la lingua, perché la lingua, quando ci sono delle piccole paralisi, quando viene protrusa dalla bocca va in una direzione, però quando sta nel cavo orale va in un'altra direzione quando ci sono delle paralisi. Okay, quindi si controllano tutti i nervi cranici. Ok, e diciamo che possiamo dire che per la maggior parte sono legati anche agli organi sensitivi del gusto, della vista, e quindi si valuta tutto. Una volta valutati i nervi cranici, quale altra caratteristica di indagine il neurologo deve valutare? Il neurologo va a valutare la forza e quindi i movimenti sui due lati del corpo. Cioè la capacità proprio di generare la contrazione muscolare a livello nervoso. E loro si fanno delle semplici manovre, per esempio tipo sollevare le braccia. Questo ha un nome particolare, si chiama manovra di Mingazzini agli arti superiori. Okay. Si fa sollevare le braccia, se c'è un deficit di forza si vedrà che dall'altro lato a un certo punto comincia a pendere e quindi ad abbassarsi. Lo si deve fare con gli occhi chiusi, altrimenti il paziente, accorgendosi del deficit, potrebbe aggiustarselo per conto proprio. E la stessa manovra si fa per gli arti inferiori, e quindi su un letto si fanno sollevare le gambe e si vede se slivellano su di un lato. Se è una cosa molto lieve, questa si chiama ipostenia. Se è un qualcosa un poco più marcato, grande, si chiama paresi. Se è ancora di più, che non riesce a cronicizzato, oppure non il deficit è marcato, si chiama plegia, paralisi vera e propria. Quindi ipostenia quando il deficit è lieve, paresi quando è intermedio,
plegia, paralisi completa quando non lo muove. Quali altri livelli delle capacità, quindi generali, del paziente vengono valutate? Dopo la motilità si va a valutare la sensibilità. Ok. Perché naturalmente noi abbiamo i nervi che dal cervello partono e ci fanno muovere gli arti, ma la cosa importante per stare nell'ambiente in cui si vive è che dalla periferia devono arrivare le informazioni che arrivano al cervello. Certo. Quindi i nostri nervi hanno una funzione mista, sia motoria e sia sensitiva. Sì. Con la sensibilità, quindi si chiede prima al paziente se ha delle zone del corpo in cui la sensibilità è diminuita, oppure se noi abbiamo dei dubbi, noi andiamo a controllare con un batuffolo di Ovatt, oppure con un piccolo ago che fa parte del nostro martelletto, che alla parte inferiore ci sta quest'ago che serve proprio a pungere. Okay. E quindi noi possiamo, sempre con il paziente a occhi chiusi, lo pungiamo ad una parte, diciamo sente, non sente, sente avverte bene. Avverte il dolore, avverte quindi, la puntura. Esatto, e okay. Quindi noi abbiamo in questo modo tutto un quadro, sia dal punto di vista della motilità che della sensibilità. Ok, il batuffolo di Ovatt serve perché comunque diciamo è la percezione più sensibile, esatto, quella epidermica all'ambiente. Sì. Quindi l'esempio, cioè proprio quando vogliamo fare una cosa molto fine usiamo il batuffolo di Ovatt, oppure lo strisciare delicatamente con le dita sulla pelle del paziente. Ok, per avere la valutazione, sì, percezione. Poi una volta valutata la sensibilità, a un certo punto questa persona sottoposta a un contatto, a uno stimolo, quello che avrà un riflesso, una reazione. Esatto. Ed una delle caratteristiche della figura del neurologo è avere il martelletto, martelletto per i riflessi, sì, con cui va a valutare alcune cose. Io normalmente parto dalla testa e arrivo fino ai piedi, e quindi a volte ironizzo un poco con i pazienti e dico: sarete visitati dalla testa ai piedi. Il primo colpo che lo do delicatamente al centro degli occhi, perché si chiama la glabella, questa zona, sì, si dà un piccolo colpo, perché se il paziente è affetto da una malattia tipo il Parkinson, che abbiamo citato detto prima, per il tremore, per quando l'abbiamo visto deambulare, e quando già si può fare la diagnosi, e quando diamo il colpo tra i due occhi si ha un riflesso di ammiccamento, di difesa istintivo. Nel parkinsoniano dura molto di più la contrattura delle palpebre, e quindi uno può già fare una valutazione di questo genere. Okay. Poi si va, io almeno per fare un esame completo, batto sulle due labbra quando sta ad occhi chiusi e dico in maniera delicata, e si va a valutare se c'è il segno del grugno, perché in alcuni pazienti con un piccolo colpetto sulle labbra si ha una pronunciata progressione del labbro, esatto, il labbro viene portato fuori, uh-huh, e questo si chiama segno di Epstein. La cosa bella della neurologia è che tanti neurologi nel 700, nell'800 hanno dato poi i loro nomi a questi segni, alle tecniche, tutto, con cui si possono fare delle diagnosi ben precise. Certo. Cosa significa se io batto sulle labbra e si ha il grugno? Significa che Il paziente, questa persona, che spesso è una persona anziana, sta diventando come un bambino. Che significa? Se io al bambino do il colpetto sul labbro, si ha la stessa reazione. Sì, il bruncio. Che naturalmente, no, il bambino naturalmente, quando appena nato, cosa deve fare? Deve succhiare. Quindi naturalmente lui, quando si sente colpito sul labbro, cioè va alla ricerca del capezzolo per poter essere allattato. Questo riflesso poi col tempo scompare, perché l'allattamento non è, certo, più indispensabile, ma nel momento in cui la nostra corteccia cerebrale vada ad atrofizzarsi e non ha più il controllo su questo riflesso emerge un'altra volta. E quindi quando a volte diciamo che da vecchi si diventa quasi come i lattanti, come i bambini. Poi si va a fare un altro
riflesso, io faccio estendere le mani del paziente e vado a strisciare sul palmo della mano. Si chiama segno palmo mentoniero. Se io striscio sulla mano e vedo che c'è una contrattura del mento dall'altro lato, significa che lo stesso ci sta un'atrofia del cervello. Può essere, lo faccio a tutte e due le parti, e quindi si può vedere quale lato zona del cervello è più interessato dall'atrofia. Ricordiamo questa forma X che diceva prima: il danno lo vedo a sinistra, ma lo il danno è a destra, perché il nostro cervello ha le vie incrociate. Quindi il cervello di destra comanda sul lato sinistro del corpo e viceversa. Okay. Ma oltre a questa specializzazione ci stanno anche delle altre zone del cervello che possono essere valutate. Per esempio, se la persona è destrimane, usa la mano destra per scrivere, per mangiare, avrà il centro della parola nel lato sinistro del cervello. Quindi se questo paziente ha avuto un danno, un'ischemia, un'emorragia, un'embolia con conseguente ischemia della zona a sinistra, non parlerà più bene, non parlerà più bene, e quindi si chiama, avrà una disartria, cioè difficoltà a parlare, fino alla impossibilità a parlare, che si chiama afasia. Ok. Quindi abbiamo la parte sinistra del cervello che coordina anche la parte del parlato, che stanno i centri della parola. Bellissimo. Altro passaggio poi, no? Dopo i riflessi stavamo arrivando alle mani, avevamo detto che andiamo dalla testa ai piedi, ci sono altri elementi di indagini che, particolari che possiamo fare. Io ho visto sempre quello del martelletto e del ginocchio per il riflesso patellare. Sì, però diciamo è più il fatto di averlo, capito, identificato, no? Nell'utilizzo di una valutazione. È indubbio. E allora si va a vedere questo riflesso patellare, che è quello che tutti conoscono, tutti. Anche se noi normalmente andiamo a vedere i riflessi anche ad altre parti è del ovvio. Corpo. E allora questo riflesso andiamo a vedere soprattutto se è simmetrico tra la destra e la sinistra. Okay. Perché se è simmetrico significa che grossi problemi non ce ne sono. Soprattutto si vede se è normovivace, perché se è molto debole significa che c'è una neuropatia, come quelle causate dal diabete o dall'insufficienza renale cronica. Okay. Quindi danneggiano i nervi e i riflessi tendono a scomparire. Se invece è una persona con una vasculopatia cerebrale che ha avuto tanti piccoli infarti a livello cerebrale, i riflessi saranno molto vivaci. Noi diciamo policinetici, polifatici, estremamente eccessivi. Però ora vorrei concludere questa disamina con un riflesso importantissimo, che è il riflesso che noi andiamo a fare sotto la pianta del piede, in cui si chiama riflesso di Babischi ed è importantissimo. Se al lattante, il bambino appena nato, noi andiamo a strisciare sotto la pianta, l'alluce va all'insù ed è un fatto normale. Poi scompare, ma se ricompare dopo una patologia neurologica, significa che c'è un danno a livello cerebrale. Questo è un altro di quei riflessi nascosti dalla corteccia che riemergono in alcune patologie. E quando l'alluce va in su, se è bilaterale c'è un grave danno al cervello, se è monolaterale il grave danno è dall'altro lato del corpo. Bellissimo. E per il momento potremmo finire qua. Allora, per oggi terminiamo la puntata, continueremo, perché questa analisi, questa valutazione del paziente non termina con questo passaggio sui riflessi, ma continuiamo lunedì prossimo. Vi mandiamo un saluto e ringraziamo il dottor D'Amore per la sua disponibilità e per la semplicità e la chiarezza. E come concludiamo spesso sempre,